È un successo in crescendo anno per anno quello del mercatino natalizio di Serrungarina di Colli al Metauro, che anche quest'anno, nonostante la forte concorrenza di più blasonati e conosciuti eventi, ha incassato un pienone di pubblico nei due giorni della manifestazione. 60 e più espositori di molteplici tipologie merceologiche disseminati nei vicoli che si diramano dalla spettacolare scalinata centrale che porta al vertice dell'abilitato, come a formare un naturale albero di Natale stracolmo di regali e proposte per gli acquisti natalizi. Indubbiamente il borgo di Serrungarina, patria della celebratissima per Angelica, si presta naturalmente a creare un'atmosfera molto suggestiva, soprattutto al calar della sera, quando le calde luci del paese avvolgono tutti, visitatori e espositori. È un modo per portare qui, nello splendido borgo di Serrungarina di Colli al Metauro, tante persone da tutta la provincia e probabilmente anche da fuori provincia. Io ho già fatto ieri i complimenti agli organizzatori, il comune dà una mano, patrocini, certo, perché è interessante. Rientra proprio nei nostri programmi, quelle del rilancio del territorio attraverso le sue bellezze ambientali, naturali, i suoi borghi, i suoi sentieri, i suoi percorsi storici, naturali. Ecco, e quindi mi fa molto piacere vedere che quest'anno, al contrario dell'anno scorso anno, siamo stati baciati anche dalla fortuna del bel tempo, che ovviamente è una pregiudiziale importantissima, e allora tutto sta andando nel miglior dei modi. L'universo se ne accorgerà quando una stella muore. Una proposta secca, quella di Serrungarina, un solo fine settimana, ma di grande qualità perché si incrociano le proposte commerciali a quelle culturali come le mostre fotografiche ed artistiche con le ceramiche e gli acquerelli, a quelle solidali con la presenza dell'associazione Prima del Tempo a sostegno dei bambini nati prematuri, la cui donazione del 5 per 1000 aggiunge valore al nostro Natale. Esattamente, quest'anno ci siamo dati veramente da fare. Ci sono espositori anche di fuori provincia per la prima volta e quindi abbiamo arricchito anche, diciamo così, il carnet di queste cose, offrendo, diciamo così, più soluzioni sia per i piccoli che anche persone adulte, insomma, ecco. Poi grande coinvolgimento anche dei bambini, delle scuole. Certamente, dai, diciamo così, dal gruppo genitori e figli fuori classe con i loro elfi, che anche loro hanno dato il loro contributo. Quindi ringraziamo a tutti e auguriamo a tutti da Serrungarina la Bella, come io l'ho battezzata, buon Natale a tutti.